E ciao fragoline. Allora, sono ritornata finalmente dopo credo 2 mesi senza diciamo fare video di Gratta e Vinci. E dato che a molte persone piace questa tipologia di video dove gratto i Gratta e Vinci, allora voglio continuare a farla. Per cui diciamo che mi sono data ho comprato tanti Gratta e Vinci per questi 2 mesi e diciamo che ho esagerato e diciamo che anche ho speso più di 20 euro solo per prendere 7 Gratta e Vinci. Ovviamente i video sono divisi perché ogni video che faccio metto sempre 2 Gratta e Vinci e in più lo faccio durare massimo 10 minuti. Per cui ho diviso questi Gratta e Vinci e voi li vedete in 3 parti diverse. Allora, diciamo che è la prima volta che spendo così tanto perché appunto ho speso 5 euro ogni Gratta e Vinci, tranne quell'euro che mi è rimasto e allora ho detto vabbè, prendiamo anche solo 1 euro di Gratta e Vinci. Per cui, come avete visto nella foto, ho scelto per questo video 3 Gratta e Vinci, che sono questi. Uno è il miliardario di 5 euro, questo qua. Poi c'è il simbolo del miliardario 2 euro e 7 e mezzo. Allora, questo l'ho vinto, in senso che nella macchinetta c'erano 2 euro che una signora aveva lasciato e loro ho detto, ma tanto non c'è nessuno che mi vede, pensano che io mettevo sui soldi nella macchinetta, no? Allora ho detto, vabbè, ci sono 2 euro, quasi quasi. E allora, dato che c'era solo questo di 2 euro di Gratta e Vinci, invece di prendere 2 da questo, ho preso 1 da 2 euro, ho detto, proviamo a vedere se vinciamo. Se vedete qui grattato in tutti i Gratta e Vinci è perché volevo vedere se ho vinto e ero talmente curiosa di vedere se ho vinto uno di questi 7 Gratta e Vinci che l'ho grattati dove c'è la barretta e allora io so se ho vinto o ho perso. Non ve lo dico perché dovete guardare fino in fondo questo video, per cui, e ovviamente non lo metto più nel titolo perché certa gente è furba. Non metto più se ho vinto o perso nel titolo del video. Detto questo, proviamo a vedere se vinco. Mi raccomando, guardate fino in fondo il video e non saltate come fa certa gente, perché non è divertente saltare i video. È più bello vedere quando una gratta. Almeno a me piacciono questi video e farli è ancora più bello, sinceramente. Ok, volevo anche dirvi che appunto che sono ritornata a grattare e fare questa tipologia di video, vi dico che voi lo vedete questo video a novembre, a fine novembre, e in più vedete a dicembre 2 video, per cui saranno 2 video a dicembre, prima di Natale vedete altri video di questo genere. Ne ho divisi in 3 parti, in 3 video diversi, se no potevo fare anche 4 fino a gennaio, però ho detto, vabbè, ora di gennaio potrei anche poi registrare più avanti a gennaio altri Gratta e Vinci nuovi. Iniziamo questo video e vediamo se vinco qualcosa. Però prima di tutto, e prima che mi dimentico, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace a questo video, attivate ovviamente anche la campanellina così non vi perdete neanche un solo video, seguirmi su Instagram così vedete diciamo lo spoiler di quale Gratta e Vinci ho perso, di quale Gratta e Vinci ho preso. Per cui mi raccomando, seguitemi anche su Instagram. Detto questo, iniziamo. Allora, ho zoomato, per cui adesso vedete meglio. Iniziamo da quello più piccolo, poi facciamo questo qui e per finire quello da 5 euro. Vediamo se quelli da 5 euro portano fortuna
dato che è la mia prima volta che spendo così tanto, ma credo che sarà anche l'ultima. Comunque, proviamo a lasciarlo per ultimo. Allora, iniziamo da questo qua. Allora. Spero che vedete bene, perché la luce, il sole va e viene e ovviamente non mi metto a accendere, diciamo, la luce, ma uso quella naturale. Allora, vediamo prima di tutto il banco. Allora, la prima carta è 3. È un po' difficile grattare con una monetina da 2 euro, ma dato che ho fatto fuori tutta la moneta per comprare i grattevinci, ovviamente me ne rimangono i 2 euro, i 2 centesimi. Allora, un 3 e mezzo. Vediamo se riusciamo a superarlo. Iniziamo dalla prima, che è un 2. Poi abbiamo il re e per finire abbiamo un fante. Beh, iniziamo bene. Allora, il premio, vediamo il premio, che sono curiosa. 10 euro. Abbiamo perso 10 euro. Vabbè, proviamo a vedere la carta bonus, a vedere se porta fortuna. Esagerato. 4. E che era praticamente 70 euro. Bene. Questa carta è perdente perché ovviamente non abbiamo superato i 3,5 e il 4 non c'è. Niente, questo grattevinci perdente. Pensavo almeno 1 euro per recuperare e invece. Vabbè, andiamo avanti con questo. Proviamo a vedere. Allora, moneta, poi ferro e stella. Vediamo di qua, c'è moneta, vediamo se riusciamo a beccare un'altra moneta. Ta-ta-ta-ta, lo sapevo. Stella, per cui niente. Il bonus, lingotto ancora peggio perché non c'è neanche uno uguale. Sotto, ferro. Vediamo di qua, altro ferro. Ah, beh, non potevano metterlo per così, forse avevo vinto qualcosa. Vabbè. E un altro lingotto, cioè praticamente vediamo i primi che sono curiosa. Allora, 10, sì, 10.000, 100.000, direi che è un po' alto come 20, questo poteva già andare meglio. E 10, dai, ma almeno 10 o 20 euro non è così tanto. Vabbè, direi che anche questo, diciamo, bigliettino è perdente, ma almeno 2 euro riesco a prenderli. Vabbè, allora, prima volta che compro questo grattevinci di 5 euro, vediamo se riesco a vincere qualcosa. Numeri vincenti, abbiamo un 29, 23, un 32, un 31,
per finire un 45. Vediamo se riusciamo a trovare questi numeri. Allora, iniziamo da qui. Io ovviamente gratto anche sotto dove c'è il prezzo, perché è più bello vederlo. E anche così almeno sai se il prezzo è leggermente alto oppure no. Quando i prezzi sono talmente alti non vinci quasi mai, almeno io non ho mai avuto quella fortuna. E per cui iniziamo col 17, che non ce l'ho, per farvi capire. Il 30, abbiamo il 31, il 32, ma il 30 non c'è. Giustamente, neanche 10 euro per recuperare. 24, un 100, ma non abbiamo il 24. Il 25, abbiamo il 29, e qua c'era 10 euro. Il 28, e ma dai che sfiga, abbiamo qua il 29 e potevo vincere 50 euro, se invece del 28 c'era il 29. Poi 43. C'è il 45. Beh, meno 15 euro, dai, per recuperare qualcosina. 14, se 300.000 euro, ma neanche se vengo alla lotteria. Poi andiamo avanti, che è meglio. 35, abbiamo il 31, il 32, per cui niente. Il 38, ma dai, ma sono tutti numeri alti. Il 38 non ce l'abbiamo. Il 40, niente. Sì, dai, 500.000 euro, cioè, ma magari, ma magari. 39 non c'è. Il 20 non ce l'abbiamo, abbiamo il 23. 44, niente. Ma che sfiga! Il 26, niente. E l'ultimo da metterlo nel più. 46, niente. Bene, cioè, per una volta che spendo 5 euro, vabbè, ovviamente non è che posso pretendere di vincere un miliardo, però almeno 5 euro per recuperare i gratte vinci. Per quello che io non voglio prendere i gratte vinci oltre i 5 euro, perché sinceramente sono 5 euro buttati per niente. Io per fortuna non sono una che prende così tanto, cioè questa è solo una volta e sarà l'ultima, come ho detto prima. E niente, questi sono i gratte vinci, ovviamente persi, ovviamente perdenti. Bene, pensavo di vincere qualcosina e ovviamente almeno quei 2-3 euro per recuperare qualche gratte vinci, ovviamente non so quante volte lo ripeto, però per iniziare col botto il primo video, ma invece non abbiamo iniziato bene il primo video e giustamente ho anche la un po' storta, vabbè, lasciamo perdere. E niente, i 5 euro mi volano via così. Giustamente, ripeto, non spendo, è la prima volta che spendo 5 euro, non sono una che butta i soldi così e tantomeno li spende ogni giorno, una volta al mese prendo i gratti vinci, stop, ma non sono una che li prende tutti i giorni o tantomeno peggio. Io per prendere questi gratti vinci, giustamente, ho messo i soldi da parte e poi li ho presi, ma se no neanche li prendevo. A parte che uno lo, diciamo, l'ho trovato, ho trovato i 2 euro nel, come avevo detto prima, per cui mi è andata di culo che non ho speso i 2 euro perché ce l'aveva già messi una signora, per cui, diciamo, però potevo almeno trovare 3 euro per recuperare, dato che i 2 euro non li ho messi io, ma invece non è stato così. Vabbè, non sempre si può vincere, però l'importante è che io mi diverto a fare questi video e che voi vi divertite a guardarli, per cui per chi l'ha visto tutto fino a qua e non ha saltato neanche un minimo secondo, grazie mille. E niente, spero che questo video e questa tipologia vi piace, fatemelo sapere giù in un bel like e ovviamente, non so quante volte devo ripeterlo, e un commentino qua sotto. Ci saranno
diciamo, delle belle sorprese negli ultimi due video, o forse anche un video, l'ultimo video che sarà prima di Natale, per cui vi spoilerò solo quello. Chi ovviamente mi segue già su Instagram sa quale gratta e vinci ho preso, per cui se ancora non mi seguite, seguitemi su Instagram, io vi aspetto anche lì. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale e non vi perdete neanche un video di Gratta e Vinci perché io appunto mi diverto a farli e ovviamente non sono soldi, diciamo sì, se non vinci neanche 2 euro ovviamente sono soldi buttati, però non spenderò più 5 euro. Se dovrò spendere più di se dovrò spendere ovviamente 5 euro, prenderò 5 grattivinci che prenderne uno, così sono sicura che prendendo un grattivinci da 1 euro e spendendo 5 euro, forse almeno uno di quello è vincente che prendere uno da 5 euro. Secondo me. Detto questo, che ho parlato fin troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!